Formula 1 Ferrari, a Monza l'annuncio del rinnovo di Vettel e Raikkonen? I tempi in cui la posizione di Raikkonen sembrava in serio pericolo sembrano finiti. Il finlandese si è riscattato alla grande nelle ultime due corse, cogliendo due podi preziosissimi e proteggendo la corsa di Vettel dall'assalto di Hamilton in Ungheria. Una volta di più, Raikkonen ha dimostrato, come Bottas, quanto il ruolo di seconda guida possa rivelarsi determinante nell'economia del campionato. Normale dunque che le quotazioni di Raikkonen siano salite parecchio per il rinnovo in chiave 2018. Rinnovo che è atteso pure per Vettel, anche se i rumor lo davano in contatto con la Mercedes. Vista la competitività della Ferrari, però, è altamente probabile che il tedesco rimanga a Maranello e faccia coppia pure l'anno prossimo con Raikkonen, che a livello di scudiero si è rivelato efficiente. È proprio per questo che Sebastian spinge per tenere Kimi. L'annuncio del rinnovo arriverà a Monza? Sergio Marchionne, presente a Budapest, ha commentato così: se Seb vuole stare da noi è più che benvenuto e non ha ancora firmato, ma è chiaro che la nostra intenzione è proseguire con lui. Kimi. Ha più del 50% di probabilità di rimanere con noi. Sembra che per settembre la situazione contrattuale verrà definita. Marchionne ha poi allontanato l'ipotesi fantasiosa di uno scambio Vettel-Hamilton, con l'inglese diretto a Maranello al posto del tedesco. Per Lewis terminare la carriera in Ferrari sarebbe un privilegio, ma non ci interessa ora. Abbiamo due ottimi piloti e non penso che dobbiamo cercare alternative.